Il saluto del Palabadiali ad accogliere l'ingresso in campo di Città di Falconara e Pescara per una sfida che sa di crocevia fondamentale per il proseguo della stagione delle due compagini in questione. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Città di Falconara TV, pronti per vivere insieme tutte le emozioni di questo importante incrocio della quinta giornata di Silver Round. Da un lato il Pescara di Everaldo, secondo a caccia di conferme dopo il risultato di 3-1 contro il Fasano e con il conseguente raggiungimento della provvisoria vetta della classifica a quota 9 punti proprio con le pugliesi. Dall'altro un CDF mai domo che spesso non tanto per demeriti propri quanto per episodi sfortunati ha raccolto meno rispetto a ciò che ha seminato e la gara con il Bellator Ferentum ne è l'esempio tangibile, ove le Citizens sono state sconfitte di misura per 5-4, ma oggi le ragazze di Francesco Battistini vogliono centrare il massimo risultato davanti al pubblico amico per mettersi in una posizione di classifica tranquilla, classifica che le vede a quota 4 punti conquistati e vogliono farle, come detto, proprio davanti al pubblico amico che ha risposto bene a questo impegno. Uno sguardo ai due starting five che scendono in campo sul campo del Palabadiali, cominciando dal Pescara che schierano in porta Claudia Antonacci vista l'assenza di Tunde Noci, poi le quattro di movimento che sono Maglioni, Castro e Bertè, mentre il CDF risponde con il consueto quintetto, con il consueto assetto composto da Ceravolo tra i pali, l'esperienza di Pasquale in zona centrale, la velocità e il talento di De Angelis e Capitan Luciani sulle fasce e ovviamente la classe di Aida Xaxo davanti. Questo il quintetto scelto da mister Battistini con Sara Correia pronta a subentrare dalla panchina. Gara che è cominciata, CDF in completo azzurro mentre il Pescara è in completo rosso. Sofia Luciani ha un po' di spazio per avanzare, scarica per Xaxo, palla di ritorno per Luciani, intervento in spaccata di Claudia Antonacci che va a chiudere lo specchio della porta a mettere questo pallone in calcio d'angolo. Dunque prima situazione offensiva per il Città di Falconara con Aida Xaxo che va a depositare il pallone in fallo laterale, non in corner come precedentemente detto. Mette il pallone in mezzo, intervento di Antonacci che prova a far ripartire la manovra del Pescara scaricando per Castro, sale la pressione di Luciani che ne rallenta la manovra. Pescara in attacco, buona la copertura di Pasquale che se ne va con un tunnel, palla per Xaxo con il sinistro. Antonacci risponde bene, poi Luciani prova la serpentina, viene fermata l'azione del Città di Falconara, tentativo di contropiede in spaccata, Benedetta De Angelis ferma tutto e si riparte dunque da una rimessa laterale per la formazione di Everaldo Segundo, battuta da Bellucci, poi la numero 13 Gabi, anticipo tentato da Corin Pasquale che ha subito un fallo, finisce a terra. Dunque calcio di punizione per la formazione di mister Battistini, battuto da Xaxo per De Angelis, ancora Xaxo in verticale, cercata la numero 13 Correia, si intendono le due, palla che sfila in out, quindi Pescara che riparte da dietro, ragiona con Mannavola, prova la palla in verticale dove Correia fa buona guardia, buona la sua lettura, De Angelis non arriva su questo pallone di Xaxo, poi con un guizzo riesce a servirla, buono l'1-2, calcia, era un po' defilata, ha provato con il sinistro la numero 22, palla fuori, Benedetta De Angelis, tra l'altro una sorta di derby per lei visto che è pescarese di nascita. Quindi una partita speciale, una partita importante per le Citizens che vogliono, come detto, in fase di presentazione mettersi in una posizione tranquilla di classifica, seppur l'avversario di quest'oggi sia molto ostico e soprattutto è stato capace di batterle sia all'andata sia al ritorno nella regular season. Ma oggi il Città di Falconara deve cercare un risultato positivo
prova a spingere con Pasqual. Serve Xaxo, poi si passa sulla destra da De Angelis, tentativo in verticale per Correia, buona la copertura della retroguardia del Pescara che si riorganizza con Mannavola sulla destra, lo scarico a sinistra, poi altra palla in verticale, copertura di Pasqual che prova a sfidare la difesa, un po' defilata, riesce a far partire questo tentativo con il destro, mira imprecisa, palla fuori. Dicevamo di Benedetta De Angelis, per lei una sorta di derby quest'oggi e proprio in settimana ha confessato di trovarsi molto bene dalle parti del Palavadiali in maglia delle Citizens. Intanto contropiede con Correia che controlla male e lo stop difettoso causa la conseguente uscita di Antonacci che riesce a salvare intanto proprio De Angelis che esce dai blocchi, va a concludere con la punta destra. Mira imprecisa, il pallone che si perde in fallo di fondo. Poi Maione col sinistro, Correia fa buona guardia, quindi palla in verticale per Jessica Marquez. Viene controllata a vista da Pasqual, riesce ad esplodere questo destro. Termina però abbondantemente fuori, sfera dunque recuperata da Giusy Ceravolo che va a servire Capitan Luciani, pallone alzato in verticale, Correia va a lottare con Maione, gli sporca la traiettoria della palla in out, poi Luciani, Pasqual, ora De Angelis, Pasqual, De Angelis, sale la pressione di Mannavola. Mirano le due, De Angelis riceve al centro, poi Pasqual, Correia, ancora Pasqual, eccola De Angelis, lascia lì il pallone per Pasqual che ha un buon guizzo per servire Luciani. Poi retrocedono bene le ragazze di Everaldo Segundo, chiudono tutti i varchi per un possibile sviluppo in verticale della manovra delle Citizens. Ecco Correia che cerca questo lob per Pasquale, buona la copertura del Pescara, altro recupero di Correia che prova a lanciarsi in una situazione di 1-2, viene rallentata, deve ricominciare con calma da Corin Pasquale. De Angelis attaccata con efficacia dalla numero 8 Bertè che però commette fallo, il calcio di punizione per le Citizens. Continua intanto a crescere il pubblico presente quest'oggi per sostenere a gran voce le ragazze di mister Battistini. Luciani cerca l'1-2 con Sara Correia, altro tentativo che si perde in fallo laterale, quindi di nuovo Pescara da Marquez. Bertè, pallone a metà per una sua compagna, buono il recupero di Correia che va, arriva fino al tiro con il destro disinnescato da Antonacci, c'era tutta sola sul secondo palo Benedetta De Angelis, Correia ha preferito far tutto da sola e ha calciato con il destro, è stata buona la deviazione di Antonacci, è andata a disinnescare questo tentativo, quindi Correia molto vivace in queste prime battute del gioco, qui riceve un pallone un po' sanguinoso da parte di Xaxo e arriva la conclusione De Castro, ottimo intervento, ottimo primo intervento di Giusy Ceravolo che si fa trovare attenta su questa conclusione, ancora Castro che calcia, stavolta la copertura è di Pasqual, rimane in pressione offensiva la formazione di Segundo, ci prova da corner con la battuta di Maioni, fuori per Castro, gran destro il suo, palla però che termina fuori con Ceravolo che la va a recuperare, rilancia molto lungo per Xaxo, è suo il tocco con la testa, quindi rimessa laterale per il Pescara. Comincia da Mannavola, anzi Bellucci, a cercare in verticale Gueli, poi il tentativo di Castro
pericolo pubblico numero uno con il suo destro molto potente, stavolta scheggia il palo esterno, sembrava comunque in traiettoria Ceravolo, poi buono il break di Bellucci, Guelli che mette in mezzo ancora per Bellucci, palla di ritorno, tentativo col sinistro e Ceravolo ancora una volta dice di no, poi perfeziona il disimpegno De Angelis. Da qualche minuto si fa consistente la densità in zona offensiva del Pescara che resta in pressione. Fuori lo scarico per Mannavola, forse Ceravolo e poi sicuramente la traversa. Fatto sta che si salva la formazione del patron Bramucci in questa circostanza con il grande tentativo di Mannavola che si è infranto sulla traversa, quindi un legno a dire di no. La formazione pescarese, eccola Mannavola, altro pallone a metà per Bellucci, sporca la traiettoria Aida Xaxo, poi il rilancio in verticale a cercare Bertè, anzi Gueli che si gira, calcia col sinistro, tiro impreciso e palla fuori. Ceravolo va al rilancio nel frattempo con Xaxo che palleggia con la testa, controlla un buon pallone, poi da De Angelis a Pasqual, ecco Xaxo, scusate, che retrocede, quindi Luciani. De Angelis prova lo spunto, attaccata da Gueli con efficacia, gli porta via il pallone, poi Bellucci, Mannavola con calma. Finisce a terra qui in questa circostanza, proprio la numero 7. Gueli attaccata dall'altra numero 7 in campo, Corinne Pasqual, quindi calcio di punizione che Bellucci scodella al centro dell'area di rigore, giudice Ravolo si distende, ha spedito fuori, poi sale alta la pressione della città di Falconara che va a recuperare un buon pallone, ha fatto buona guardia la formazione di mister Battistini in questa circostanza. De Angelis, Luciani, ancora De Angelis, Pasqual, lungo rilancio impreciso e nel frattempo arriva la sirena, si va a riposo sul risultato di 0-0 con il Pescara che forse ha avuto le due occasioni più grandi per andare in vantaggio, ma il CDF ha dimostrato di poter pungere qualora ogni volta si è affacciata in contropiede. Al termine dei primi 20 di gioco, CDF e Pescara si stanno dividendo la posta in palio, siamo ancora fermi sul risultato di 0-0, ma come abbiamo detto nella prima frazione, il CDF ogni volta che si è affacciata dalle parti di Antonacci si è reso pericoloso, anche se il Pescara ha registrato le due maggiori chance per passare in vantaggio. Primo possesso delle Citizen con Xaxo che va al rilancio, Bellucci per un attimo interviene, poi deve regalare il pallone a Pasqual, sale la pressione efficace di Castro, quindi Pasqual costretta a sporcare il pallone in fallo laterale, Bellucci a cercare Marquez, c'è stata un'altra deviazione, resta in zona d'attacco, formazione di Everaldo Segundo, proprio Marquez pronta alla battuta. In mezzo questo pallone De Castro non arriva sul secondo palo, la deviazione di una ragazza in maglia rossa, qui altra conclusione di Marquez se non andiamo errati, Ceravolo controlla il pallone, o meglio lo va a smanacciare, a metterlo in corner, stessa Castro che va alla battuta per Bellucci, palla fuori, conclusione che si stampa nuovamente sulla traversa. Si salva di nuovo la formazione di mister Battistini, tentativo da fuori di Castro, stavolta la mira è precisa e la palla si perde fuori,
Andiamo un attimo a ricordare queste regole del Silver Round per i nostri amici appassionati. Tanto scusate perché Luciani sguscia via sulla destra, deve ricominciare. Fa buona guardia il Pescara, poi Luciani torna sulla sfera, viene messa giù da Jessica Marquez e riceve un cartellino giallo, un giallo pesante, perché la giocatrice in maglia numero 10 era peraltro diffidata. Quindi buona chance per Xaxo, che va alla conclusione con il sinistro. Vola Antonacci a deviare questo pallone. Stavamo ricordando le regole del Silver Round, ricordando che per l'appunto le prime due accedono ai playoff, l'ultima retrocede direttamente. Intanto buon tracciante per De Angelis, viene rallentata nel suo tentativo con la punta. Non abbiamo visto se c'è stata una deviazione, probabilmente sì. Quindi si riparte da corner, chiama uno schema Benedetta De Angelis. Corinna Pasquale appostata fuori dall'area di rigore, la palla arriva invece per Correia. Ora Pasquale, poi Correia. Benedetta De Angelis scarica dietro per Pasquale, Correia. Ancora Pasquale, Citizens che rallentano un po' la manovra. Dicevamo, le prime due accedono direttamente, mentre il Pescara va a colpire un altro legno. Poi doppio intervento di Giusy Ceravolo, straordinaria, straordinaria davvero la giocatrice del CDF in questo duplice intervento sul Pescara. Prima un legno, poi un grande doppio intervento del portiere, di mister Battistini, che tiene a galla le sue compagne. Castro, Mannavola, Bellucci, ancora Mannavola, Marquez ha un po' di spazio, Bellucci che prova a rientrare sul sinistro, non gli danno spazio le Citizens. Poi buono l'attacco di Marquez, Bellucci che va a mettere in mezzo, situazioni di 3 contro 1, perde un po' la briglia della manovra offensiva il CDF con De Angelis che ha incespicato sul pallone, non è riuscita a far ripartire. Forse stavolta riusciamo a ribadire le regole del Silver Round con le prime due che accedono ai playoff scudetto, mentre l'ultima retrocede direttamente, e rispettivamente la terza, la quarta, la quinta e la sesta formazione classificata si vanno a giocare una sorta di spareggi potremmo definirli così, confrontandosi rispettivamente la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. Chi vince è sostanzialmente salvo, mentre chi perde sarà costretto ad un'ulteriore sfida per decretare chi sarà la seconda retrocessa di questa Silver Round. Correia, attaccata De Angelis in maniera irregolare da Mannavola, gioco pericoloso, dunque calcio di punizione già battuto, la stessa numero 22, ricomincia da Pasquale che ragiona come al solito il cervello della città di Falconara. Poi De Angelis per Correia, buono l'1-2, palla che è in gioco, De Angelis arriva fino in fondo e calcia verso la porta, difesa da Antonacci che fa buona guardia e devia. In calcio d'angolo c'era Luciani che accorreva sul secondo palo, comunque controllata vista da un'avversaria, dunque Benedetta De Angelis ha preferito la soluzione individuale andando a calciare con il destro. Poi Luciani prova a recuperare un pallone, intervento regolare di De Angelis che ci riprova con la punta, stavolta la mira è imprecisa, la sfera si perde sul fondo. Qualche protesta per mister Segundo e per il suo Pescara per un presunto fallo nei pressi della sua panchina. Lanterna giudicato comunque regolare l'intervento di De Angelis, che poi è arrivata fino alla conclusione con la mira però imprecisa di tracciante centrale a servire Maione. Ha capito tutto con anticipo Pasquale. Poi De Angelis, Pasquale, ultimo tocco di Benedetta De Angelis, rimessa laterale per il Pescara nei pressi stavolta della panchina di mister Battistini. Poi Castro, zona centrale del campo, cerca il corridoio per Pedace, viene fermata Castro, un intervento ottimo di Luciani che poi va a servire
Benedetta De Angelis, la sfera si perde in fallo laterale. Pedace per Maione, tocca col sinistro per Gabi, ancora Maione, si fa vedere Bertè, tenta questo destro con Ceravolo, attenta a deviare, resta in pressione il Pescara, buona la lettura di Benedetta De Angelis che poi va a calciare, o meglio a offrire questo retropassaggio molto forte a Ceravolo che attenta, gesto di intesa tra le due, poi ci ha pensato Corinne Pasquale a sbrogliare questa situazione che poteva diventare intricata, proprio Pasquale che viene attaccata molto alta dalla numero 7 Gueli, pallone che si perde sul fondo con Ceravolo che va a servire De Angelis, non controlla col sinistro, la sfera si perde fuori, si può sentire l'incitamento comunque incessante del pubblico del Palavadiali che ha risposto in maniera positiva questa importante sfida, lo abbiamo detto più volte, della Città di Falconara contro il Pescara che viaggia ancora sul risultato di 0-0. Intanto Gueli che viene attaccata, Pasquale prima di Ceravolo va a sporcare il pallone in calcio d'angolo, palla fuori per Bertè, in surplus cerca la giocata, non gli concedono spazio, deve ricominciare da Maione, ancora Bertè attaccata molto alta, prova Sofia Luciani a conquistare il pallone, ci riesce Benedetta De Angelis poco dopo, palla per Luciani che ha provato a far viaggiare proprio De Angelis, ancora una volta c'è stato un errore di misura, intanto palla in mezzo, De Angelis prima, poi c'è questa sventola al volo di Maione che ha centrato in pieno volto Benedetta De Angelis che cade a terra, c'è un po' di preoccupazione per le citizens e per le condizioni di Benedetta De Angelis che ha ricevuto questa sberla al volto, fortunatamente si rialza accompagnata anche dal medico sociale fuori, un po' di ghiaccio per lei, ovviamente ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave, ma davvero una grande botta al volto rimediata da Benedetta De Angelis che è sostanzialmente andata a salvare un gol e non ha avuto nemmeno la possibilità di valutare l'entità della conclusione, una sorta di missile terra-aria da parte di Maione che si sarebbe insaccato con ogni probabilità alle spalle di Giusy Ceravolo. Giusy Ceravolo molto attenta anche in questa circostanza su questo tentativo dalla lunga distanza del Pescara, e altra ottima risposta della calciatrice classe 1993. Intanto Bellucci viene ribattuto il suo tentativo da Ida Xaxo, poi Marquez sulla sinistra prova il doppio passo e poi questa puntata che si perde fuori, un Ceravolo che recupera il pallone, sicuramente protagonista in positivo quest'oggi Ceravolo con alcuni interventi davvero provvidenziali, poi Bellucci un po' di spazio, pensa al destro, stavolta Ceravolo è molto brava, non va a toccare la sfera, anzi forse c'è stata una deviazione della sua compagna perché si tratta di corner, sembrava aver controllato la traiettoria, qui Ceravolo smanaccia proprio sui piedi di Marquez e di fatto va a salvare un gol pressoché fatto perché la numero 10 era appostata come un rapace sul secondo palo e pronta a ribattere in rete questo gol. Castro, Bellucci, tutto avanti il Pescara, Ceravolo recupera, serve Sara Correia attaccata da due avversari e trova un buon tracciante per servire Luciani, davvero molto stanca sembra la giocatrice in maglia numero 10, il capitano della Città di Falconara, Luciani che non è riuscita a ripartire, qui intanto Marquez altro tentativo, stavolta in spaccata, eccola Luciani, buono il break, pallonetto, e c'è stata sicuramente qui una deviazione del portiere che è rimasto anche a terra, Antonacci, provvidenziale il suo intervento, ma Luciani con le ultime energie rimaste data davvero vicinissima al gol,
quando mancano pochi istanti alla conclusione di questo match, sempre inchiodato, sempre fermo sullo 0-0. La città di Falconara che sostanzialmente sta giocando in 5 senza ulteriori cambi, visto anche l'infortunio accorso a Benedetta De Angelis, che comunque sembra aver recuperato. Intanto ultima situazione con Luciani che prova con il destro, c'è stata la deviazione di Castro, arriva anche il triplice fischio perché finisce questo match, questa quinta giornata di Silver Round tra Città di Falconara e Pescara sul risultato di 0-0, ma applausi convinti da parte di tutto il palazzetto che ha apprezzato sicuramente la prestazione delle Citizens, che non hanno trovato il gol, che hanno sofferto perché ambedue le formazioni avrebbero potuto vincerla, ma sicuramente è confortante la prova della Città di Falconara che nel prossimo weekend, o meglio tra 2 settimane dopo la pausa, andrà a giocarsi un importante incontro in quella di Napoli, poi tornerà nell'ultima giornata al Pala Badiali tra alcune settimane contro il Fasano. Comunque a caccia di punti a Napoli tra 2 settimane. Intanto ultimi applausi da parte del palazzetto che apprezza la prova delle Citizen. Con Sara Correia per commentare questo pareggio del Città di Falconara contro il Pescara, una prestazione tutto cuore, il pubblico l'ha visto e si è fatto sentire dagli spalti. Ciao a tutti, sì, una prestazione di tutto cuore, abbiamo lasciato tutto in campo, penso che abbiamo fatto una bella partita, questo è il primo classificato, tutti sappiamo che sono una squadra fortissima, ma penso che siamo stati meglio, dico che secondo me siamo stati meglio, molto meglio. Mancava un gol, ma penso che abbiamo lasciato tutto e siamo orgogliosi, sono orgoglioso di tutte le mie squadre. Adesso mancano altre 2 partite in questo Silver Round, come vedi la Città di Falconara? Noi abbiamo una squadra bellissima e forte, penso che manca un po' di fortuna anche, ma mancano 2 partite, sicuramente che facciamo il nostro migliore per arrivare al terzo, perché anche, ovviamente che vogliamo fare playoff, era il nostro obiettivo, ma sta un po' difficile adesso, ma proviamo di fare il nostro meglio e poi vediamo quello che succede. Siamo con mister Battistini per commentare questo 0-0 del Città di Falconara contro un Pescara che vi aveva battuto sia all'andata che al ritorno nella regular season. Cos'è cambiato oggi? Incontravamo sicuramente la squadra più forte dell'otto per quello che riguarda il Silver, una squadra che si trova nel Silver per un inciampo all'ultima giornata, altrimenti ha la squadra per poter disputare il gol. È cambiato che abbiamo fatto una partita di cuore, ma soprattutto di testa e di grinta. Non abbiamo sbagliato veramente nulla, le ragazze sono state straordinarie e si è visto quello che viene detto ormai da tutti, il vero cuore del Città di Falconara. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, da questo punto comunque ci fa comodo, e lavorare come stiamo facendo nell'ultimo periodo, perché nonostante i risultati siano stati un po' altalenanti, stiamo comunque lavorando bene, con attenzione, e è l'unica strada che conosciamo che ci può far tirare fuori dai guai. Partita pressoché perfetta, è mancato solo il gol. Sì, abbiamo avuto delle occasioni, una alla fine, a un minuto proprio dalla fine del fil di sirena con Sofia Luciani, ma me ne ricordo un altro paio anche nel primo tempo, abbastanza importanti. È vero che anche gli avversari hanno avuto le loro occasioni, quindi comunque un risultato che secondo me rispecchia quello che si è visto in campo, un risultato giusto, strano questo 0-0, però fondamentalmente un risultato giusto perché le 2 squadre secondo me si sono tutto sommato più valse.